Continuano gli echi della vicenda Scarpellini, ulteriormente setacciata dopo il Consiglio Comunale in seduta segreta, anche alla luce della traccia di discussione che i capigruppo di minoranza avevano sottoscritto e presentato durante la conferenza che gli stessi avevano richiesto. Una querela che da oltre un mese monopolizza il dibattito politico della città, del Castello Colleoni, dove qualcuno lo ricorda, non c'è solo questo. Una sessione consiliare, quella di mercoledì scorso, della quale non è possibile riferire puntualmente stante il silenzio imposto per norma agli amministratori a tutela della riservatezza degli interessati, essendo il fatto impossibile fornire risposte ai quesiti posti senza violare il diritto della privacy e la specifica disciplina di legge sul procedimento di giustizia contabile in corso. E proprio su questo sembrano glissare quasi tutti in un clima di sospensione, in attesa che la Corte dei Conti si pronunci su un danno erariale presunto di 400.000 euro con 8 in attesa di giudizio, tra cui l'ex sindaco di Chieti Giovanni Casarotto e lo stesso comandante Scarpellini.